Allora, maestra, che cosa significa essere esule e cosa significa aver vissuto in un territorio che nella storia è stato presentato come il territorio delle foibe? E che rapporti familiari, il papà per esempio, ha rischiato di, il papà della maestra Magda ha rischiato di essere infoibato e la stessa maestra ha rischiato questo triste destino e pensate, è stata salvata dall'arrivo dei tedeschi, quelli che potevano essere definiti, no? Gli atroci aguzzini, in realtà le hanno consentito di salvarsi la vita. Allora, vediamo l'esperienza della foiba. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio tantissimo, sono felice di essere fra voi, sono felice finalmente, sono sicura adesso che mi credete, che sono accolta e tutto il resto. Io vi dico che sono un reperto storico, quindi potete approfittare, perché poi, pensando adesso anche, grazie a Dio, alla docente di prima che è stata favolosa, potuto, perché la mia mamma, per esempio, è nata a Sebenico, è andata già, si è dovuta trasferire con la famiglia a Zara perché col trattato di Rapallo Sebenico era stata data alla Croazia, quindi la mia nonna poverina, la cosa che ha sofferto di più era il fatto che lasciava già due creature piccole che le erano in cimitero, perché allora i bambini morivano presto, e mia mamma aveva già perso una sorellina che ricordava Maria di 2 anni e mezzo, e praticamente noi figli avevamo tutti o primo, secondo, terzo nome Maria, anche i maschi. Comunque appunto mia mamma è finita a Zara e da Zara fu frequentato l'Istituto Principe di Piemonte, ha fatto le magistrali, ha vinto il concorso in Istria e quindi dopo il primo anno che ha trascorso lì a Borgo Erizzo è andata in Istria, la prima sede, forse devo fare veloce, comunque è stato Salice di Penguente, una frazioncina, aveva 7-8 case ma 60 scolari perché provenivano da una zona un po' vasta. Nella casa della Bidella, siccome aveva anche fatto parte della filarmonica, che si era ancora tanto giovane, e alla sera radunava i contadini, quelli che c'erano, insomma, e li insegnava a cantare. Ecco. Hanno fatto persino un canto in latino a messa a un certo punto a Salice, cioè a Penguente, perché Salice non c'era la chiesa. Comunque accorciamo un po' il discorso. Nel 1943, dall'8 settembre, c'è stato il famoso ribaltone. Ed è successo tutto così un po' all'improvviso, io ero bambina quindi più di tanto non ho subito, beh me ne sono dovuta accorgere subito, sì, perché molto presto sono venuti, intanto abbiamo visto, si sapeva che si parlava insomma che la guerra era finita, abbiamo visto i nostri soldati sfilare per andarsene a casa, perché loro hanno creduto che fosse finita la guerra, non avevano ordini e quindi se ne sono andati tutti, sono passati in colonna per cercare di arrivare a Trieste o forse anche raggiungere altri posti di mare. E quindi e subito, come dicevo, si sono visti in giro questi carcerati delle carceri di Antignano e Bibigna, dove appunto sono stati armati. Mia mamma se ne è accorta insomma subito che c'era qualcosa che non andava. Molto presto un mio amico contadinello, insomma, giocavo con i bambini nei prati vicini, nel cortile della scuola, insomma, abitavamo nella scuola noi, e mi dice: verranno a prelevare domani, credo che mi abbia detto, tuo padre e tua madre, poi non so quante cose, insomma, so che mi sono espressa bene con mio papà perché sono tornata a casa, ho detto papà guarda che verranno a prendere te e la mamma, insomma. E ricordo mio padre si stava radendo la barba, mia mamma era anche lì vicina, e lui dice, ma mia mamma dice, mamma mia qua bisogna scappare. E mio padre dice, ma no, dice, qui non ho fatto niente di male, tutti mi vogliono bene, perché in effetti oltre che fare il maestro, insomma sarebbe un po' lungo, c'è sempre questo problema del tempo, oltre che fare il maestro, insomma certe pratiche dove aiutavo i contadini a sbrigarle, perché nella frazione erano tutti praticamente contadini, c'era la scuola, la caserma, l'ufficio postale, la lavatrice, forse il medico, erano nel comune. In frazione non c'era niente, però erano piuttosto autonomi, si producevano, pensavano sia a filare la lana,
che la canapa, che si arrangiavano, insomma, poi andavano al mercato, andavano a Montona, che era vicino, si sapevano come cavarsela. Comunque portano via, vengono, in effetti viene questo, vengono tre partigiani del posto, diciamo, e vogliono prendere mio padre e mia madre. Dice, e dovete venire un attimo in caserma, forse hanno detto una cosa così. Ah, i carabinieri erano spariti. E allora interviene una mia zia, sorella di mia mamma, un pezzo di donnone anche, era giovane, e decisa, che dice, no, dice, la maestra non viene. Accompagno io il maestro deve stare coi figli, insomma loro cercano di insistere, però lei accompagna lei mio padre. Mio padre viene portato, cioè viene accompagnato sì in Antignana, e quando arriva lì, invece che rimandarlo poi a casa, gli dicono, lo trattengono, dice dobbiamo trattenerla 2 giorni perché passano, arrivano i tedeschi, non ci fidiamo degli italiani. E i 2 giorni poi sono diventati non so quanti, nel senso che l'hanno trattenuto e lì i tedeschi non sono arrivati subito, e quindi mia madre andava a cercarlo e non glielo facevano vedere. Dopo qualche giorno è andata a cercarlo sempre là in Antignana, e la levatrice del posto, che era amica anche di mia madre, dice, mamma mia signora, sapeste cosa hanno fatto? Sono arrivati dall'interno gli slavi e l'hanno pestato e l'hanno portato a Pisino, al castello di Pisino, prigioniero. Mia madre, non so, ha cercato forse di andare anche a Pisino, era anche incinta oltretutto, poverina. So che quando, dopo qualche giorno che è ritornata a Pisino, e l'ha anche trovato, comunque andiamo un po' per ordine. Allora i tedeschi, quando c'è stato questo armistizio, erano pronti, perché loro insomma sapevano come che l'Italia insomma aveva fatto sta roba. A proposito, professoressa, non so bene la cosa, nel senso che ho sentito dire che i nostri comandanti, dice Badoglio, il re, non hanno lasciato così i soldati senza notizie, senza, perché sono scappati e perché secondo loro avrebbero dovuto divulgare la notizia il 12 anziché l'8, che si sono trovati anche loro così sprovveduti, non so se sia vero perché certi particolari non li so. Comunque il fatto è che la cosa è successa l'8, i nostri soldati, credendo di essere liberi, hanno pensato di tornarsene a casa, i tedeschi sono scesi immediatamente nelle grandi città, cioè lì sono venuti a Pola. A Pola hanno circondato la città con i loro carri armati, dice che erano ben equipaggiati. I soldati di Pola erano scappati anche loro, però non tutti, cioè nel senso che i comandi c'erano. A Pola c'erano tutte le armi, naturalmente i marinai, si sa, e gli avieri, i finanzieri, i bersaglieri, c'erano proprio tutto, l'esercito, tutto quanto. Allora gli ufficiali appunto sono rimasti, a capo di tutti c'era un marinaio, diciamo, uno della marina, il comandante. I tedeschi si sono presentati, hanno detto se vi arrendete vi portiamo in campo di concentramento e salvate la città. E allora hanno fatto così, si sono arresi, li hanno imprigionati, prima lì a Pola e dopo li hanno portati qualche parte fuori d'Italia, nei loro. E quando hanno, cioè, e così la città, la popolazione di Pola è stata tranquilla, diciamo, da quel lato. Infatti dopo è successo per un lungo periodo che se qualcuno di fuori di Pola, da qualche cittadina, era in pericolo e cercavano di scappare a Pola, come ha fatto per esempio Piero Tarticchio, ma questo succede poi anche dopo, succede in maggio del 45, perché è la grossa mattanza, come diceva la professoressa, è stata dopo il 25 aprile, cioè praticamente dal 1 maggio finché gli angloamericani, diciamo che prima sono stati un po' a guardare, hanno detto a Tito dobbiamo molla un pochetto, insomma. Comunque una volta che hanno sistemato Pola, si sono sparsi per gli altri paesi vicini e sono andati anche a Pisino, adesso mi devo sedere. Sono andati anche a Pisino
e hanno liberato praticamente i prigionieri. Allora cosa è successo? Che i partigiani, dovendo arrivare, siccome stavano per arrivare i tedeschi, sono scappati praticamente, ma hanno cominciato a infoibare le persone che erano chiuse nel castello, già torturate. Mio padre in particolare gli avevano rotto la testa all'altezza del cervelletto, una mandibola, il petto, la gola, non so, perché per 2 anni ha fatto fatica anche a parlare, non so cosa, comunque si è ripreso abbastanza, diciamo, qualche guaio l'ha portato per sempre, ma cioè in testa credeva di avere il tumore perché gli faceva spesso male, poi ha capito che, cioè capito, ha fatto i controlli e hanno visto che si erano strutturate un po' male le ossa nella zona del cervelletto, appunto, che dipendeva da quello. E, dove sono arrivata? Allora, hanno buttato appunto parecchie persone in foiba. Per fortuna mio padre, quando hanno cominciato a fare un elenco per mandarli, dicevano mandarli a casa, e mio papà si è messo, è andato davanti e dice: guardate, mandatemi fra i primi, perché la moglie è incinta, i bambini piccoli che insomma hanno bisogno. Per fortuna l'hanno lasciato indietro, io dico chissà se era uno del posto che più o meno lo conosceva, che insomma sapeva cosa succedeva, e quindi lui è finito fra gli ultimi, e lui in effetti dava il merito di questo alla provvidenza, perché era particolarmente religioso, in quanto da piccolo aveva perso la mamma sugli 8 anni, prima è stato un po' con la nonna, ma dopo ha studiato per Espresso di Cavani e Saposagno, e ha fatto liceo a Venezia perché c'era la prima guerra mondiale, lì c'era il fronte, e infatti della prima guerra mondiale lui sapeva parecchio. Comunque mio padre appunto si salva, nel senso che i partigiani scappano, non fanno in tempo a buttarli tutti, li buttavano a Vines, una foiba vicina, perché quella che si chiama foiba a Pesino non è adatta alla cosa, non è una vera foiba, si chiama così ma non è pratica. Allora mia madre, che andava appunto a cercarlo, dico, c'è stato il canoneggiamento a Pisino, quando è arrivata lei ha attraversato fra l'altro una zona di combattimento, 17 chilometri solo c'era da Mantignana a Pisino, li ha fatti a piedi, però quindi è arrivata insomma anche un po' stanca, ma abbastanza stanca. Arriva e trova il primo che vede è un militare che dice: mamma mia, ma da dove viene? Come ha fatto a attraversare questa zona? Perché avevano fatto battaglie, insomma, avevano sparato, c'erano anche dei morti. Comunque questo militare dice a mia mamma, sì, lei gli fa vedere la foto, dice so dov'è, e l'accompagna, e lui, per strada si passano davanti a un negozio di generi alimentari, e lui dice: signora, prenda qualcosa, si esprimeva credo in tedesco, e lei dice: ma no, dice, che serve? No, questo gli ha fatto capire che doveva prendere qualcosa, riesce a prendere 2 scatolette di sugoro, e poi lui la porta, quello che avrebbe dovuto essere l'ospedale, ma che in realtà era stato canoneggiato, insomma non era agibile, però insomma li mettevano là e non so cosa riuscissero a fare, perché comunque lei quando lo vede, che viene dal buio, dice, si para davanti, insomma, traballante, tremante, mal ridotto, ma lo riconosce subito. Comunque lui la prima cosa che chiede: hai qualcosa da mangiare? E lui, cioè, e lei prendono una gamella con dell'acqua, sciolgono questo sugore e lui beve quella roba lì. Poi mia mamma deve tornarsene, deve lasciarlo lì, insomma. E sapete, adesso vedete quello che succede in Ucraina, che ne so io come stavano combinati, so che insomma non c'era l'ospedale. Comunque dopo qualche giorno mia mamma riesce ad andare a prenderlo con un carretto, se lo porta a casa, e lei e mia zia, io ricordo questo mio padre tutto fasciato, pensavano alle medicazioni eccetera, e lui doveva stare al buio, noi non dovevamo stare nelle vicinanze perché entrava in crisi al minimo rumore, dove non poteva vedere né luci né sentire nessuna voce. Comunque a un certo punto ha cominciato anche a stare meglio, perché prima che noi scappassimo, lui insomma già era in grado di fare qualcosa. E allora va avanti così, finché ci sono i tedeschi, ci dicono a un certo punto:
non rimanete poi in questa scuola, perché era isolata la nostra, dove c'era una bella scuola molto grande, anche con begli archi, c'era l'appartamento appunto per gli insegnanti. Ah, c'era anche una cisterna con delle catene. Adesso vi spiego questo, perché forse anche questo è importante. Cioè, mentre mio padre era prigioniero, prima, quindi dobbiamo fare un passo indietro, il mio amichetto solito che si giocava lì nei prati, lui, Maria era tanto brava, era un po' più grande di me, mi appoggiava, mi dava aiuto. E questo bambino mi dice, questa notte verranno a prendere le catene della cisterna e domani voi bambini vi sotterreranno fino al collo e vi ammazzeranno colpi di catene in testa. E la vostra mamma così mi ha detto qualcosa che io non ho saputo capire. Io vado, lo dico alla mia mamma, che chiaramente entra in crisi, potete immaginare, mi gira come matta per questa stanza, la sala. Per fortuna c'era mia zia, ricordo che si torceva le mani, che non sapeva, dice, ma come faccio i bambini? Perché dice, io so che aveva detto, io riesco a uccidermi, però come faccio con i figli? E allora la sera tirano dentro le catene, si chiudono ben, si baricano in casa. Questi erano solo due o tre del posto, sono venuti nella notte senza farsi sentire. Però non trovando le catene si sono infuriati, hanno sradicato il coperchio del pozzo, se ne sono andati e è sparito anche il nostro cagnolino nero, Bubi. E dopo abbiamo saputo che i cani neri li buttavano nelle foibe, dopo aver buttato delle persone, se ce l'avevano buttavano un cane nero, credo per una forma di superstizione. Ma questo, voi che siete giovani, io vi do degli input, voi che siete giovani, adesso che avete, che potete capire con l'aiuto di queste meravigliose persone che avete qua, che insomma cominciano, insomma, vi possono aprire gli occhi, darvi qualche spunto, qualche dritta, come si dice, per fare delle ricerche, fate bene, perché i documenti, ecco, bisogna approfittare giustamente delle persone ancora vive, che siano reperti o no, che testimoni, che siano disposti a raccontare la loro storia, perché noi veramente raccontiamo quello che abbiamo vissuto, vi raccontiamo la verità e ci teniamo che venga fuori la verità, perché adesso per esempio il 25 aprile noi lo festeggiamo dal 2016, ma in un modo diverso da come festeggia l'Italia la liberazione. Noi festeggiamo, cioè celebriamo meglio il giorno della memoria al santuario dell'isola di Barbana, che si trova a Grado, dove lì ci sono i resti di un nostro venerabile, che è stato un meraviglioso ragazzo durante la prima guerra mondiale, e lì ci vorrebbe proprio un capitolo a parte, perché anche lui è un nostro emblema per come ci trattava l'Austria, e perché mia mamma sapeva appunto che i croati erano pericolosi, non tanto perché in Istria ci fossero dei grossi problemi, ma perché lei, essendo vissuta a Sebenico, e sapeva che il benedetto Francesco Giuseppe nostro, cosa aveva fatto? Già nel 1866, mi pare, aveva fatto un decreto in novembre che diceva che bisognava slavizzare e germanizzare le nostre terre, e che i nostri italiani dovevano essere trattati come persone di categoria B, nel senso che le teste pensanti, e credo che anche il clero dovesse essere proprio o slavo o germanico, insomma, non italiano. E quindi era iniziata, pare, proprio allora, diciamo, la lotta, la divisione fra italiani e croati e slavi, perché fino allora erano appunto mischiati, però insomma avevano rapporti piuttosto normali. Forse mi devo interrompere. Vogliamo sapere di più. Allora, abbiamo visto questa vicenda del papà che si salva miracolosamente, dei bambini che si salvano miracolosamente, ma lei, maestra, ha assistito alla riesumazione di qualche cadavere dalle foibe? Buono questo discorso, perché qualcuno sbaglia, nel senso che io, allora,
Proprio ultimamente una mia amica, ho trovato una nuova amica, insomma, a Treviso, che è figlia di una polesana. Allora a Treviso hanno fatto, c'è un Favotto, un pittore, che ha fatto un quadro di Norma, hanno fatto una cerimonia, l'hanno esposto in un museo e hanno messo vicino anche la mia poesia. Io ero la Norma, la seconda poesia che ho scritto sull'argomento, la prima che ho scritto su Norma. E mentre mi manda il messaggio a casa, questa scrive che io c'ero quando hanno riesumato Norma. Allora vi dico una cosa che è importante, non è giusto riesumato, nel senso che quando le hanno riesumati non c'eravamo noi civili, specialmente noi bambini, figurati. L'operazione era pericolosa, era delicata, tant'è vero che una volta Arzalic stesso ha rischiato di morire. Tant'è vero che Giuseppe Comand, che finalmente ha avuto il coraggio poco prima di morire di raccontare la sua storia, quando i tedeschi volevano che scendesse in Foiba a recuperare i cadaveri, ha detto piuttosto mi sparate, io non scendo, e l'hanno messo a lavare le tute, che dice che puzzavano da matti, le tute di chi si calava. Comunque la foiba di Villa Surani, che sa, io dico la mia, quella di Norma, e che forse poteva essere anche la mia, è profonda 135 metri. Io i particolari chiaro non li so, se li avessi trovato scritto altre cose magari. Non so se Arzalic l'abbia specificato, nel senso che non so se i cadaveri sono arrivati fino in fondo, perché le foibe erano formate dal fenomeno carsico, avevano a volte degli anfratti, degli spuntoni, delle cose così. La mia foiba sicuramente, che l'ho vista poi nel 2013, quando abbiamo fatto i 70 anni, ha sicuramente un'apertura stretta, non è molto larga come quella di dove è stato è finito Ulovisi e Riditicchio, perché loro sono gli unici forse che sono riusciti poi a venire fuori. E allora io dico, l'operazione era delicata e poi era pericolosa anche perché i titini potevano venire fuori da un momento all'altro, no? E quindi c'erano i tedeschi, i famigerati tedeschi, per noi insomma sono stati la salvezza, nel senso che loro proteggevano i nostri che cercavano di estrarre queste persone, perché i titini non volevano chiaramente, che non si sapeva neanche inizialmente cosa fosse successo. Infatti forse quando ho visto adesso del film Redland, quel tipo lì che sembra matto, che dice che c'è il mostro eccetera, può darsi che si riferisse al fatto che certi contadini si erano poi sospettiti e impauriti, perché di notte sentivano dei lamenti ma non sapevano cosa fossero, erano i lamenti di moribondi nelle foibe. E tant'è vero che a me quello che impressionava era proprio il fatto di questa gente che morisse, che fosse viva quando li buttavano, e morisse accanto a chi moriva prima, insomma, tra gente morente, tra cadaveri, insomma, è una cosa che non c'è parola per definire. Comunque, come dico, io non c'ero quando hanno riesumato le persone. So che c'era il cugino Giuseppe Cossetto, cioè c'era, no, non c'era subito, l'hanno chiamato, hanno raccontato, hanno riesumato queste persone, e chi non trovava i propri parenti è andato alla ricerca. Quindi per Norma Cossetto è andata alla ricerca la sorella Alice e anche il cugino Giuseppe Cossetto. Il cugino l'ho incontrato poi nel 2013 a Pola, mi ha anche ringraziata perché a Pola, se mi ripeto, ma lo dici, a Pola, quando sono andata io nel 2013, abbiamo fatto la cerimonia di ricordo, memoria e perdono e pace. C'era il Monsignor Streber del Duomo di Pola, c'era il sindaco Argeo Benco del libero comune di Pola, un po' di consiglieri e poi c'eravamo noi convenisti. Allora, prima hanno fatto la cerimonia di perdono e pace, hanno letto la preghiera di Monsignor Santin, arcivescovo di Trieste, bravissimo, e poi alla fine mi hanno fatto recitare la mia poesia con Mario Fragiacomo, un trombettista famoso adesso anche, sempre esulistriano, che da lontano, dall'altra parte, suonava ad intermittenza una musica istriana.
E quindi, e quando io ho recitato la mia poesia, l'ho urlata perché insomma eravamo all'aperto, c'era la gente un po' distanziata, quindi dovevo urlare. Recito la mia poesia, urlo la mia poesia, quando finisce tutti se ne cominciano ad andarsene, le autorità vanno per conto loro, noi siamo lì insomma che aspettiamo, cioè, andremo verso il pullman, ma siamo ancora lì per il campo, e io mi avvicino alla foiba perché comincio a pensare, ma questa, cioè, la foiba mi deve parlare, mi deve dire come, io ero fissata con Norma soprattutto perché appunto avevo sentito parlare di lei, mia mamma in qualche modo l'aveva anche conosciuto, perlomeno ho sentito parlare perché lei girava in bicicletta dappertutto e perché per la sua tesi Istria Rossa. E un attimo solo, diciamo chi è Norma. Norma Cossetto era una studentessa di lettere e filosofia che stava preparando la sua tesi, giusto? E che per una serie di vicissitudini verrà presa dai partigiani titini, verrà violentata più volte, verrà violentata proprio anche sul ciglio della foiba stessa, dicevano, non so se è vero. Allora sì, perché Norma Cossetto appunto intanto a lei era laureanda a Padova in lettere e filosofia, e pare che il suo insegnante fosse anche Concetto Marchesi, che era un comunista, ma era un comunista di quelli insomma buoni, diciamo, che probabilmente aveva una fede così, perché alcuni principi del comunismo mica sono cattivi e che poi vengono insomma travisati, portati agli estremi, ideologizzati, come si dice. Comunque a Norma, e questo è anche importante, come anche a mio padre, Tito mica te li mazzava subito, cioè ti chiedeva di collaborare. A Norma è stato chiesto di collaborare, di diventare, quindi comportarsi come una croata e atea, perché il comunismo era quello, tant'è vero che lì solo nella nostra zona hanno ammazzato mi sembra 50 preti, ma non solo i primi tempi hanno fatto fuori quel povero Don Angelo Tarticchio in un modo che ve lo dovete andare a cercare voi come l'hanno ammazzato, perché non posso raccontarvelo. Si chiama Angelo Tarticchio, Don Angelo Tarticchio, dunque zio di Piero Tarticchio, che anche questo guardate in internet, che sono cose che vi conviene cercare. E lui era parroco appunto di Villa Rovigno, e sua madre l'ha vista com'era quando insomma l'hanno ritrovato. Comunque Norma, a chi è stato chiesto di collaborare, lei chiaramente non ha accettato, oltretutto era una ragazza particolarmente in gamba, le donne di una volta, insomma le ragazze di una volta erano un po' speciali, mi credo io, da quello che insomma ho visto in mia madre, ho visto in altre persone. E dunque, oltre che studentessa a Padova, già aveva fatto la supplente, io ho letto in un giornale insomma dei nostri la lettera di un suo ex alunno, e già per esempio ecco questa Erminia Dennis, che io devo andare a recuperare se posso a Trieste, era proprio un'amica di casa. E Norma le voleva insegnare il latino perché si trovasse bene alle medie, perché lei ci teneva molto che studiassimo, perché credeva nella cultura. I ragazzi, se mi sentite, se non vi siete stancati, perché so che i ragazzi si stancano in fretta, bisogna studiare, perché ci fanno fessi lo stesso con le famose fake news, insomma. Ma comunque più si sa, io studio ancora e studio volentieri, ma non solo, ma trovo il piacere a studiare, perché se vi impegnate nello studio, ve lo dico io, avete meno voglia di star lì, andare a spasso, fare la vita da scemo, scusate, cioè no, perché tanti giovani oggi pensa a mangiare, e appunto come ho detto a volte, non voi no, ma insomma con la politica, il clima che c'è in giro, perché anche la democrazia cosa ci ha portato alla fine, abbastanza leggi anche di morali e tante cose insomma. Quindi c'è il libero amore, c'è questo, c'è quello, e come purtroppo ho detto ieri, poi tanto c'è l'aborto, che in caso ci pensa, insomma ragazzi non ci si può, avete una vita sola, vivetevela, è difficile che possiate essere in gamba, perché insomma chi vi aiuta? Pochi, sono poche come questi vostri professori,
ma mettetevi insieme, fatevi furbi, tirate fuori. Ecco, voi dovete scoprire i vostri talenti, perché così, se lavorate sui vostri talenti, intanto potete diventare bravi in qualsiasi cosa, magari a fare anche il fabbro, non so, ma per dire, il bravo contadino, tutto, potete fare le cose che piacciono in genere a voi, che ne so, il canto, eccetera, eccetera, quello che vi pare. Io, per fortuna, ho scoperto il mio talento di fare la maestra in quinta elementare, perché finalmente ho avuto una vera maestra bravissima, e quando hanno cercato di contestarmi perché facevo il canto, e il canto, mamma mia, rovinava i bambini, io mi sono verificata con la mia maestra, ho detto col cavolo, ho detto ho ragione io, e mi sono difesa. E infatti da adesso sono la maestra Magda che canta a vasto, e non sono più la, quella che, non, che fa fare solo il tempo, che non deve far fare solo il tempo. E comunque, perché se si studia, se si impara, e poi anche, ecco, voglio dire un'altra cosa, perché io sto, come dico, studio sempre e ho scoperto tante cose anche ultimamente, ve ne dico una. Ho scoperto che se si curano, se si scoprono i propri talenti, i propri doni, e si mettono poi a disposizione, cioè si scoprono prima di tutto per noi, per essere soddisfatti, per realizzarci, eccetera, poi si sta bene con gli altri e si stabiliscono delle buone relazioni, e se si stabiliscono buone relazioni si formano le endorfine, le ossigene, cos'è, insomma, tutte quelle cose che fanno star bene, che invece di drogarsi, quelle che fanno star bene non hanno gli effetti collaterali. Guardate che è vero, eh? Allora, adesso... E adesso per concludere, perché la maestra è anche una poetessa, se ci regala una sua composizione. Senza occhiali leggo male, allora forse è meglio che li prendo. Vi leggo la poesia che ho scritto dopo essere stata sulla foiba di Norma, perché non so se ve l'ho detto, allora ve lo racconto adesso. Quando tutti sono andati via, io volevo che appunto questa foiba mi raccontasse cosa succedeva con queste povere, io mi riferivo sempre a Norma, perché lei mi aveva fatto proprio impressione, più di tutti, e dicevo, ma come, quanto saranno vissuti, erano coscienti, povera gente, insomma, Norma l'avevano seviziata in 17, insomma, potete pensarci, Poi chiaramente per fare queste bestialità si ubriacavano, no? Allora c'era la grappa, credo che fosse la Slivovitz la loro grappa. E comunque poi purtroppo sapete che sono finite la droga nelle ultime guerre per andare fuori di testa. E ragazzi miei, insomma sapete cosa succede nel mondo, ma potete lo stesso cercare di costruirvi una vostra piccola felicità. Ma ce l'avete solo se vi volete bene, se state buoni, se fate qualcosa di bello, di buono, anche di artistico magari, se avete quel dono lì. Allora, tornata a casa dalla visita della foiba vera, e intanto lì pensavo, mentre arrivavamo alla foiba, c'era l'ultimo tratto, era un campo, e c'era un camminamento che si andava avanti a fila indiana, del lato c'era una specie di rialzo con qualche cespuglio, e io mentre camminavo dicevo, ma Norma come faceva a camminare, visto che gli avevano anche messo un legno, e questo che dicevi prima, e pare che il legno gli sia stato messo alla fine prima di buttarlo giù come sfregio finale, diciamo, perché io mi domandavo, diciamo, e infatti qui me lo, per quello poi volevo sapere avrei voluto sapere dalla foiba cosa, insomma, sai, quando succedono queste cose vai anche un po' fuori di testa, cioè voglio dire, anche io che pensavo questo, infatti ho vissuto quello che dopo ho scoperto che si chiama sdoppiamento controllato. Non so se ve l'ho già raccontato quello che mi è successo, no? Allora, quando ero, che tutti sono andati via, che sono rimasti davanti alla foiba, che volevo sapere che Norma, cioè sapere com'era morta sta povera ragazza, quanto aveva,
e cercavo di medesimarmi in lei, a un certo punto mi avvicinavo alla foiba, non c'era pericolo che cadessi dentro perché c'era il filo di ferro spinato, anche se il terreno era un po' scivoloso in pendenza. E io volevo che la foiba, interrogarla. E a un certo punto mi sembra di vedere proprio che c'è un vortice della foiba, un vortice veloce che man mano che viene verso di me si diventa anche più grande, più largo. E poi ti vedo qui come mi vedo una maglia grigia, mi ricordo, un grigio abbastanza chiaro, forse come il cappotto di quella che era avanzata nel mucchio delle salme, e vedo qui una fila di 5 testoline, come ero io quando avevo 7 anni, avevo i capelli corti, ricci, un po' ricci e abbastanza folti, 5, tutte uguali però. E allora ho pensato, ma come mai? E vivevo questa situazione strana, e allora mi sono ricordata che secondo il mio inconscio, appunto, che quello se l'era ricordato, io dovevo essere infoibata con i miei fratellini, e quindi ho pensato insomma questa cosa. Sono stata ben attenta a non finire in foiba, cioè non ci finivo, ma ho vissuto questa cosa che volevo avvicinarmi e avevo paura che mi prendesse. E però mi allontanavo perché, chiaro, volevo vivere, meno male, a parte che sì, non potevo cadere dentro, però insomma in quel momento che ti vedo sto vortice grande, forte, che ne so cosa ho pensato. Comunque, tornata a casa, ho scritto questa poesia qui, nitido il ricordo. Allora, siccome io questa foiba ci pensavo a volte, ma non la sognavo, cioè ma sognavo delle cose strane, sai, i sogni mai sono poche volte secondo la realtà. E avevo anche voglia di vedere questa, di andarci, ma insomma, da sola, a parte che da sola non potevo, perché quando siamo andati abbiamo addirittura, dovuto pagare il contadino, perché avevamo la carta del prefetto, di chi ci vuole, però il contadino non voleva farci andare perché dice che gli pestavamo l'erba. Allora il nostro capo, diciamo, l'ha avvicinato, penso che gli abbia dato dei soldi, insomma, e quindi siamo potuti andare. Allora, nitido il ricordo, silente tarlo corrosivo, nascosto nelle più segrete pieghe dell'anima, nei misteriosi anfratti del cuore, da 70 anni a intervalli mi richiami, foiba di Villa Surani. Arrivo finalmente, dolente percorro l'ultimo tratto del sentiero che da te mi separa. Accompagno Norma, perché mentre andavo la pensavo. Mi par vederla, povero grumo di dolore crocifisso, ultima della filiera di morte, legati i polsi agli avambracci di chi la precede. Massacrata com'è, si regge, avanza, incespica, tramortita crolla, inerte la trascina, il corteo del branco assassino sghignazza, deride ancora. All'improvviso ti interfaccio, orrido buco nero, più nero del segreto che nascondi, irridente orbita vuota o pupilla dilatata sul mistero. Mi respingi e mi attrai, ho paura, una paura folle. Poi la commemorazione, la mia poesia urlata agli astanti e al singhiozzo di una tromba lontana, la preghiera per vittime e carnefici, le invocazioni di perdono e pace. È finita, ma non so lasciarti, mi incateni, qual sortilegio è mai? Malevola, beffarda mi guardi, tenti ghermirmi, fagocitarmi, perché non capisco, non so. Inatteso, l'inconscio aggancia nitido il ricordo di me bambina con fratellini e madre a te destinati. Ora comprendo, addio per sempre, non voglio rivederti mai più, foiba di Villa Surani, ignaro, incolpevole strumento della barbarie umana. Alla mia bora, che ancora mi parla in cuore, affido l'invocazione che risuona un giorno alla foiba di Gruppada. Padre, perdona loro, non sanno. Grazie.
grazie mille maestra per questa bellissima questo bellissimo momento di rielaborazione del dolore attraverso l'arte e attraverso la poesia. E ci riserviamo di poterla avere di nuovo nostra ospite. Anzi, siccome saprei guidare, cioè so guidare, e adesso per la strada veramente non l'ho imparata perché ero occupata a chiacchierare, però io posso anche venire da sola, questo non è un tra... quanti chilometri sono da Vasto? Non troppi, insomma, questi viaggi lunghissimi non li faccio più, ma per non sfidare la provvidenza, perché insomma, sapete, e poi potrei sempre essere un po' sull'agitato, ma noi la verremo a prendere. E allora, grazie, un applauso grande alla memoria. Quanto volete, perché tanto sono libera, cioè mi gestisco il tempo come voglio. Grazie, grazie. Oh ragazzi, guardate che non ho parlato per niente, cioè no, non voglio dire, cercate di qualcosa, ricordatevelo fra di voi, perché cercate di essere felici, che vi conviene. Guarda, ho perso anche 4 fratelli minori di me, ho perso il figlio eccetera, ma la vita conviene sempre. Volevo morire anch'io qualche volta, ma conviene sempre darsi coraggio, che ti darsi... guarda, mi ha dato anche questa bella giornata, che trovo finalmente che qualcuno mi capisce. Ciao, grazie. Io parlo a nome dei ragazzi che si sono alzati 2 minuti prima, sono i ragazzi della scuola media, perché hanno l'autobus purtroppo, come, per cui i tempi si sono un po' allungati, però sono rimasti veramente soddisfatti, contenti, sono stati partecipativi, grazie ai docenti, grazie a loro. A voi ragazzi che dire, complimenti a tutti quanti. Grazie a qualunque, adesso c'è un brutto mondo, ma ho ricevuto persino poco tempo fa un signore, diciamo, mi ha telefonato, che aveva ricevuto, mi aveva regalato un libro, è uno studioso, una persona importante che fa tante, fa il discorso intergenerazionale, cioè dice che i vecchi devono collaborare con i giovani per aiutarvi, i poveri figli e i piccoli, insomma, perché veramente non è che insomma la società sia tanto a vostro favore, insomma, mi capite anche se mi esprimo male. Comunque cercate sempre di vivere meglio che potete, e se siete appunto un po', se studiate, se vi volete bene, giocate, mi raccomando, anche fate sport, ci mancherebbe altro, e cercate di essere gioiosi, felici quando potete, eh? E questo mi ha detto, perché vi ho detto questo? Perché questo mi ha detto, cerchiamo di rendere il mondo migliore. Ho detto, mamma mia, è un po' difficile, ma dobbiamo cercare di rendere il mondo migliore. E nella verità si può fare qualcosa. La verità ci vuole. La verità ci farà liberi. Buona vita. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. Costanza, puoi venire un attimo? Devi venire un attimo solo, io ti chiedo chissà che cosa. Allora, questa testimone grandiosa è una cosa, è una perla di questa giornata, però io non sono buona come lei e dico che non vi succede niente, ragazzi, siete voi che dovete darvi da fare, anche non è la società soltanto che vi deve dare, ognuno deve fare per sé, vero signora Mai? Purtroppo però qui avete la fortuna, vedo, di avere degli adulti in gamba, perché purtroppo non tutti sono in grado di, beh, a parte tutti quelli che raccontano le bugie, ancora io dico dei lampi, forse non tutti dei lampi sono così, qualcuno l'hanno imbrogliato e ha continuato a credere che la nostra storia non fosse così, però qui avete la fortuna di avere almeno i vostri insegnanti.
insegnanti. E poi speriamo che ci siano anche altri adulti, che, perché voi, lo so, avreste bisogno di buoni esempi, ma buone persone formate, persone che vi vogliono bene, che si sacrifichino per voi, che studino per potervi aiutare meglio e tutto quanto, insomma. Ma comunque cercare, sì, lo so che dovete fare abbastanza per conto vostro, ma in fondo anche io ho fatto abbastanza per conto mio da giovane, perché insomma non era mica una vita difficile. Sì, eravamo costretti, perché per esempio in collegio ti dovevi alzare alle 5:30 di mattina, e freddo, l'acqua a volte era ghiacciata, Bassano del Grappa era anche un collegio umido e freddo. E, ah sì, mi sono anche ammalata, sono dovuta anche stare a casa con l'esaurimento nervoso in quarta magistrale, e non volevo, ero stata anche rimandata, e non volevo quasi fare l'esame perché dico avrò una brutta votazione, perché poi l'esame mi sono preparata da sola. Il medico ha detto la devi andare in montagna sta ragazza, ma mia mamma non poteva certo mandarmi in montagna, però ci sono andata, sapete come, vigilatrice di colonia, allora si poteva. E mi sono arrangiata, ho studiato per conto mio, ho preso solo 6 in genere, non avevo un grande, e mi scocciava sinceramente, ma poi mi sono ripresa, poi insomma ho vinto il mio concorso, e quindi, e poi ho continuato a studiare, a fare, e ho studiato sempre perché volevo, ho studiato anche medicina, per adesso che mi veniva in mente, no, corsi, e di tutto di più, e continuo a studiare, anche adesso se ho l'occasione, perché più si sa, più ci si sente anche contenti. E poi quando io adesso che sono vecchia, sola, potrei annoiarmi, invece se studio un po', se leggo e se scrivo le poesie e se le pubblico, insomma, me la passo meglio. Grazie. Grazie all'amministrazione, grazie a questa donna.